Al centro dell'agenda politica del centro-sinistra non può non trovare spazio l'emergenza relativa al caro bollette, soprattutto derivante dall'energia e dal gas. Il tema è stato al centro dell'incontro avvenuto ieri a Barletta, che ha visto la partecipazione per il terzo polo di Teresa Bellanova, viceministro alle infrastrutture e candidata al Senato in Puglia. Noi siamo tra quelli che il problema energetico lo hanno visto molto tempo fa. Io ero viceministra allo sviluppo economico con Carlo Calenda, Matteo Renzi era il presidente del Consiglio e noi abbiamo lottato per dire che TAP era un'infrastruttura strategica per il nostro paese. Ci hanno insultato, ci hanno attaccati, ci hanno accusati di essere al servizio delle lobby, hanno detto che il gas non serviva e oggi quelle stesse persone vanno in Azerbaigian per dire, parlo per esempio di Maio, vanno in Azerbaigian per dire che bisogna mandare più gas nel nostro paese. Sempre nella giornata di ieri anche Francesco Boccia, responsabile per regioni ed enti locali del PD e candidato al Senato in Puglia, ha evidenziato come i Dem siano stati tra i primi a porre il tema sul tetto al prezzo del gas in Europa, rimproverando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di aver chiuso un'esperienza nazionale chiesta dal presidente Mattarella. E noi oggi diciamo moratoria. Noi siamo quelli che la moratoria sui mutui e lo stop al pagamento anche delle bollette lo abbiamo fatto, non raccontato o promesso. L'abbiamo fatto durante la pandemia, si può fare anche durante la crisi energetica. Chiediamo che venga fatto ora e chiediamo che venga fatto con urgenza. Questo va garantito a tutte le imprese e alle famiglie. Poi risolveremo tutto. La vicenda delle bollette va risolta ora. Presente all'incontro a Barletta anche il candidato all'uninominale alla Camera, il barlettano Gennaro Rociola, e Ruggero Crudele, candidato al plurinominale. Competenza e serietà la stiamo rivedendo in quello che è il connubio tra due grandi personalità, un ex presidente del Consiglio che si chiama Matteo Renzi, un suo ministro Calenda, che arrivato a un certo punto hanno deciso di creare e portare avanti quella che è la realizzazione del terzo polo, quindi dell'area moderata di cui l'Italia ne sente necessità, e a questo io rivolgo a quel 40% di gente che si astiene dal voto, ma soprattutto per porre al centro della discussione politica le competenze e proseguire quel percorso avviato con l'agenda Draghi. L'unica scelta utile per il Paese è dare forza al terzo polo per riportare l'uomo migliore al governo della nazione, cioè Mario Draghi, per riprendere il discorso che era cominciato, che è l'unico che può portarci fuori da questa crisi mondiale che stiamo vivendo in questi giorni.